È uno strumento davvero avanzato per il podista amatore che ama correre il trail. Nel suo libro, James Clear, Atomic Habits, si parla di piccoli cambiamenti che però potrebbero portare a una variazione sostanziale del modo di essere. E in effetti, se dovessimo sintetizzare il Sunto 9, la versione Titanium che mi è appena arrivata da Sunto, potrei dire che i cambiamenti che sono stati adottati nel mese di marzo hanno portato un orologio che nel passato era sostanzialmente premium, ma a cui mancava alcune delle funzioni che invece erano interessanti per noi podisti amatori. Questo orologio, oggi con queste nuove funzioni, è diventato, secondo me, uno dei migliori presenti sul mercato, considerando il prezzo di 600 euro, non di questo libro, ma del dispositivo. Una delle domande che mi sono posto nelle ultime 3 settimane, tempo che ho sfruttato tutti i giorni per correre e analizzare questo dispositivo, è: vale davvero il prezzo? Quali sono le funzioni che sono state aggiunte e soprattutto in che modo sono differenzianti rispetto a quello che invece viene offerto dal mercato. Come hanno già raccontato altri recensori di questo modello, sappiate che questo dispositivo mi è stato prestato dall'azienda finlandese. Nel momento stesso in cui questo video sarà pubblicato, io non lavorerò più qui a Gorla Minore, tornerà invece all'azienda finlandese che lo utilizzerà per ulteriori recensioni di altre persone che probabilmente hanno una visione diversa rispetto alla mia. Quali sono comunque le funzioni innovative? Sicuramente dal punto di vista della batteria, gestisce al meglio la batteria stessa. Tenete conto che in questo momento mi sta dicendo che mancano solo 2 ore prima che si spenga, ma se volessi correre a livello endurance sarei comunque in grado di farlo per 4 ore. Sono stati poi aggiunti punti di interesse che consentono di andare a un determinato luogo, ma soprattutto il collegamento con Komoot, che è un'app che consente di gestire la navigazione vera e propria. Sappiamo comunque che il prodotto non è cartografico, ma contrariamente al passato, questa app vi permette, trasferendo i dati sul dispositivo stesso, e indicherà la direzione corretta che vi consentirà di seguire un percorso ben definito. Inoltre utilizza quello che si chiama Fuse Track, che è una funzione che consente di gestire gli allenamenti senza necessariamente avere a disposizione il GPS per tutta la durata della corsa, cosa che potrebbe essere utile in alcune condizioni e che quindi potrebbe essere utilizzato da noi podisti amatori, soprattutto durante le corse di trail, dove ovviamente è più problematico, almeno in certe condizioni, poter avere a disposizione la ricezione perfetta del GPS. Per chi non lo sapesse, nel 2018 avevo già recensito la versione precedente di questo Sunto 9 sul sito di The Running Pit. Tra l'altro mi era arrivata una versione con una scatola nera, oggi invece è bianca. La versione precedente conteneva anche una fascia cardio, ora invece quella fascia cardio, tra l'altro, non viene più utilizzata da molti podisti amatori. Il dispositivo è sicuramente molto imponente, ha una foggia importante, pesa circa 82 grammi. La versione che abbiamo testato è comunque avvolgente al polso, chiaramente per polsi piccoli come il mio non è particolarmente adatta. Vedremo tra qualche secondo come mai dal punto di vista del cardio da polso. Anche se il cinturino ha una serie infinita di fori per tutti i polsi, sembra fondamentalmente più adatto a coloro i quali hanno un polso medio-grande, quindi sicuramente non per donne, sicuramente non per podisti abbastanza magri come il sottoscritto, dove invece chiaramente l'imponenza del dispositivo potrebbe creare qualche problema e quindi fondamentalmente avere delle valutazioni non particolarmente corrette dal punto di vista del cardio da polso. Prima di correre abbiamo avuto modo di scaricare l'app Sunto. Come gli aficionados sapranno, Moves Count non è più utilizzabile, però la versione app Sunto funziona abbastanza bene. Tra l'altro sono stati aggiunti nuovi firmware che vi consentono chiaramente di
aggiornare il prodotto all'ultima versione, all'ultimo utilizzo. Il dispositivo ha tre pulsanti sul lato destro, mentre sulla parte sinistra c'è un piccolo altoparlante che consente chiaramente di sentire molto forte gli alert che servono sicuramente in diverse condizioni. Il tasto centrale controlla del cervello di tutto il dispositivo, mentre quello superiore consente di mettere in pausa e quello inferiore invece consente di scorrere tra le diverse schermate. La configurazione delle schermate è abbastanza semplice ed è in funzione in effetti della tipologia di allenamento che si sta affrontando. Dal punto di vista delle ripetute è stato aggiornato il dispositivo per permettere di correre le ripetute in maniera precisa, configurandole sullo schermo, cosa che invece nelle versioni di qualche anno fa non succedeva. Applaudiamo quindi l'azienda finlandese che ha consentito a noi podisti amatori di correre in pista e comunque in condizioni di sicurezza utilizzando degli alert molto interessanti. Purtroppo non esiste ancora la funzione per correre in pista, però immagino che sarà adottata nelle prossime settimane. Lo spero comunque per Sunto. La visualizzazione dei dati durante le ripetute è davvero ben precisa e chiara. Chiaramente serve comunque programmarle e purtroppo non esiste, almeno secondo me, la possibilità di programmare delle ripetute multiple, cosa che invece alcuni concorrenti hanno a disposizione. Ci sono in effetti particolari configurazioni come performance, che vi consente avere una durata della batteria di 25 ore fino ad arrivare a quello che si chiama ultra, che nella versione precedente arrivava soltanto tra virgolette a 120 ore, che invece oggi consente di utilizzare il dispositivo fino a ben 170 ore. Vi sfido comunque ad affrontare queste distanze. Sappiate comunque che la gestione è davvero ottimale e l'ho spiegata più in dettaglio su The Running Pit, ma comunque sappiate che la consiglio, soprattutto perché questo è un fattore differenziante rispetto agli altri modelli di prodotti presenti sul mercato. Per quanto riguarda l'accuratezza del sensore cardio, nel frattempo Cristina mi sta scrivendo diversi messaggi che ricevo qui sul GPS, sappiate che secondo me, come ho già detto, per un polso piccolo ci sono delle problematiche da affrontare, mentre su un polso un po' più grande, racconta Nino nel suo blog, che in effetti la situazione è sicuramente migliore. Chiaramente correndo molto velocemente potreste avere una coincidenza tra cardio e passi e di conseguenza potrebbe questa cosa crearvi dei problemi e in effetti sovrastimare il vostro cardio, che però secondo me dovrebbe essere misurato con una fascia cardio. Vi lascio il link qua sopra per spiegarvi come farlo. Ad ogni modo, dal punto di vista dell'accuratezza del GPS, secondo me è davvero preciso. L'utilizzo del chipset Sony con il firmware Sunto vi consente in effetti di avere una valutazione ben precisa del GPS. Non ho trovato nelle mie analisi effettuate nelle ultime tre settimane nessun problema e in effetti la valutazione è sicuramente coincidente con quella degli altri dispositivi che ho utilizzato nelle mie valutazioni. Come ho già detto nel passato, sono rimasto particolarmente sorpreso in maniera positiva dell'utilizzo e dell'implementazione della potenza nella corsa, potenza che sia utilizzando il sensore Stride sia utilizzando il sensore RunScribe viene misurata in maniera precisa e corretta anche su questo strumento, cosa che tra l'altro può essere fatta in maniera nativa proprio perché qualche mese fa è stato introdotto con il nuovo firmware diverse funzioni che consentono di valutare senza avere a disposizione un sensore di potenza nella corsa. Con l'aggiornamento firmware è stato aggiunto il Sunto Plus, che consente in effetti di avere ulteriori funzioni come per esempio il calcolo della velocità verticale, se non il collegamento con Strava del relative effort, oppure anche la potenza nella corsa. Si poteva anche correre la Wings for Life, è stata aggiunta una funzione. Tenete conto comunque che se dovessi sintetizzare la ragione per utilizzare questo dispositivo, direi che è uno strumento davvero avanzato per il podista amatore che ama correre il trail. È uno strumento che vi consentirà di effettuare corse per lunghe distanze. L'ottimizzazione della batteria
è davvero un vantaggio, così come la gestione della potenza nella corsa. Chiaramente avremmo suggerito un miglioramento ulteriore delle ripetute nella corsa, così come cardio da polso non funziona così bene per chi ha dei polsi relativamente piccoli. Per il podista mezzofondista sicuramente non rappresenta l'oggetto del desiderio, mentre per chi dovesse correre nei trail credo che questo strumento possa davvero offrire dei vantaggi competitivi, anche perché 170 ore di durata della batteria non si trovano facilmente. Chiaramente lascia a voi la scelta se prendere uno strumento di questo tipo oppure se scegliere qualcosa di tra virgolette meno costoso. Secondo me il detto che non conviene comprare una tecnologia pensando agli upgrade futuri in questo caso è stato tra virgolette smentito. Sappiate però che non sono tutte rose e fiori e ovviamente dipende molto dall'utilizzo che pensate di fare di questo dispositivo. Tra l'altro sarebbe davvero atomico se vi iscriveste al canale, anche perché nei prossimi giorni parleremo di ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia e in generale di corsa. Per me l'orologio è sicuramente promosso, chiaramente ha un prezzo di listino abbastanza importante, però se volete correre i trail ve lo consiglio. Non ho portato sul canale il prodepodista, anche perché lui il trail non lo ama particolarmente. Io non ho tempo di farlo. Ad ogni modo, se siete interessati a ulteriori dettagli, ho lasciato la recensione di The Running Pit dove si spiegano tutte le funzioni. Nel frattempo voi stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima.